Bella a tutti ragazzi, sono Andrea o forse mi conoscerete con il nome di Giambu. Benvenuti ai nuovi visitatori del canale e bentornati alle vecchie conoscenze che sono sicuro ci saranno su questo canale. Dico così perché questo canale è rimasto inattivo per anni, ma dovete sapere che su questo canale io caricavo dei contenuti dedicati al mondo dei gaming, ai videogiochi sostanzialmente. Ma alla veneranda età di 31 anni ho dovuto un po' col tempo accantonare questa mia passione e smettere di pubblicare contenuti sui videogiochi per vari motivi, tra cui principalmente l'essere assorti completamente dal mondo lavorativo che mi ha tolto tutto il tempo per poter caricare, registrare, editare, insomma tutto il processo che c'è dietro la pubblicazione di un video su YouTube. Quindi sappiate, per i nuovi visitatori del canale, sono sulla piattaforma dal 2013 e prima facevo tutt'altro. Ma ho deciso che questa volta voglio tornare sulla piattaforma perché voglio raccontarvi quello che mi sta accadendo. Perché penso che sia un'esperienza che possa interessarvi, possa darvi degli spunti di riflessione. E perché no? Magari confrontarsi, perché magari quello che sto provando io in questo momento, magari lo state provando anche voi là dietro al vostro schermo del telefono, computer, tablet, TV o dove cavolo mi seguite. Quindi, signori, qual è il punto? Che cosa ci vuoi raccontare? Ragazzi, sono ormai una decina di anni che sono nel mondo del lavoro, anzi, forse anche più, da quando ho lasciato l'università di architettura, non mi sono mai laureato e non me ne pento sinceramente perché poi comunque a livello lavorativo le mie piccole soddisfazioni me le sono tolte e in questi anni ho provato un po' di lavori. Ho avuto anche, per chi se lo ricorda, un'attività mia, ovvero un bar, che poi ho ceduto per vari motivi. Però dovete sapere che mi sono sempre dato da fare, sono partito da fare il cassiere, ho fatto il magazziniere, poi sono diventato un impiegato operativo in un magazzino, poi sono diventato un impiegato tecnico, insomma un sacco di menate varie, ho provato un po' di tutto quanto, con in mezzo appunto l'esperienza del bar. Ci sono stati anche dei periodi dove non ho lavorato, questo però quando ero più giovane, dove comunque non avevo tante esperienze, dove facevo fatica a trovare dei contratti duraturi. Ho provato contratti da un mese, da apprendistato, stagista, insomma ne ho fatti di tutti i colori, ma penso che comunque ci siate passati bene o male un po' tutti quanti voi. E sono arrivato ad un'età dove probabilmente a 31 anni cominci a porti delle domande. Ma quindi, cosa vuole fare Giambu da grande? Cosa vuole fare Andrea da grande? Quali sono le sue ambizioni? Beh, io a questa domanda non so dare una risposta. So solo che in questo momento della mia vita, per tanti motivi che adesso non vi sto a raccontare, ma che chissà potrò raccontarvi in seguito con numerosi altri video, non sono totalmente soddisfatto della mia vita. Ci sono alcuni aspetti che devo dirvi che mi fanno davvero stare male. Ci sono periodi, diciamo, bui della mia vita dove io mi incupisco e tendo a chiudermi in me stesso. E sono arrivato a un punto della mia vita dove sto cercando appunto una soluzione per uscire da questo tunnel. E quindi, come da titolo, non so se sia la risoluzione giusta ai miei problemi, a quello che sto cercando. Signore e signori, a 31 anni ho deciso di mollare tutto e di trasferirmi all'estero. Oh mio Dio, cosa stai facendo? Perché? Cosa fai? Ma sei pazzo? Sei impazzito? Dove vai? Perché? So già, ci saranno magari tante curiosità. Ma sei scemo? Ma cosa fai? Eh sì, ragazzi, ho deciso di mollare il mio lavoro con un contratto a tempo indeterminato per cercare fortuna. Indovinate dove? Scrivetelo adesso nei commenti, voglio vedere se ci arrivate. Poi tanto ve lo rivelerò a fine video. Non so neanche bene come spiegarvi come è nato tutto questo, so solo che dovevo trovare una soluzione e ho individuato nel provare a fare un'esperienza all'estero una possibile scappatoia per uscire da questo tunnel di negatività che avevo attorno a me. Io non sto dicendo che sia la soluzione definitiva a tutto quello che sto passando, però io ci voglio provare. Perché questo? Perché sono arrivato ad un punto della mia vita dove tornavo da lavoro che non ero felice, non ero contento, non ero soddisfatto, non mi sentivo valorizzato per l'azienda per cui attualmente lavoro, perché sì, devo ancora capire come dare le dimissioni e come liberarmi da questa azienda. Quindi a livello lavorativo ero proprio deluso e sconfortato perché non ero soddisfatto di quello che facevo. E voi direte, vabbè, basta cambiare lavoro. Sì, ma c'è dell'altro. Perché sono arrivato proprio ad un punto dove vorrei provare a vedere se quello che banalmente si vede sui video su YouTube, su TikTok, su Instagram, è vero. Che all'estero il lavoro è tutta un'altra cosa rispetto che all'Italia. Quindi anche cambiare lavoro, rimanere con questa voce nella testa che ti dice
però potevi provarci a fare questa esperienza all'estero, non è una cosa che voglio. Quindi cambio vita per il lavoro. E vi ripeto che a Milano di opportunità lavorative ce ne sono, perché chi dice il contrario mente. A me mi hanno chiamato non so quante volte per lavori, mi hanno proposto cose, ma non ero io poi interessato a rimanere ancora in questo ambiente di lavoro che mi stava proprio opprimendo. Discorso casa. È da diversi anni che sto cercando di comprare casa qui a Milano. Ho da parte qualche soldino accumulato nel corso degli anni e signori, è impossibile da soli comprare casa a Milano, almeno che non te ne vai fuori Milano, almeno che non ti accontenti di una casa vecchiotta. È impossibile, ve lo garantisco. Io ho consumato un libretto degli assegni a furia di fare offerte per case che mi sono state rifiutate per diversi e svariati motivi. So già che penserete, vabbè dai, sarei un poveraccio del cazzo, non avrei potuto comprarti casa. Mo stai qui a lamentarti, no ragazzi, fidatevi che me ne sono successe di ogni. Non so quante case avrò visto e onestamente non posso permettermi di spendere 200.000 euro da solo per comprare un bilocale a Milano. Ma che dico a Milano? Fuori Milano! Quindi punto numero due, il discorso casa. Punto numero 3, possiamo dire anche una sorta di indipendenza, perché a 31 anni, non mi vergogno a dirlo, io ancora vivo con i miei genitori per forza di cose, vivo ancora nella mia cameretta con mia sorella, alla quale voglio molto bene, però mi piacerebbe provare quella sensazione di libertà, di indipendenza, di cavarsela da sola. A 31 anni penso che sia un'età matura. Quarto e ultimo punto, per quanto mi riguarda, perché quello che sto dicendo è tutta una mia esperienza personale, poi voi potreste avere altre motivazioni valide per fare il percorso che sto facendo io, è il discorso affettivo. E mi spiego meglio. A parte i miei genitori e mia sorella, la mia famiglia, alla quale sono molto legato e alla quale voglio un sacco bene, mi sono accorto col passare del tempo di aver perso numerosi amici. E poi, soprattutto, qui tasto dolente, sono stato veramente molto sfortunato con le relazioni sentimentali. Ma diciamo che adesso non ne voglio parlare, però in questo momento della mia vita mi ritrovo ad essere solo e quindi è forse il momento più giusto per fare questo tipo di esperienza, perché non hai una persona alla quale devi, non hai delle responsabilità nei confronti di una ragazza, di un figlio. Quindi signori, eccoci qua. Questi sono i punti che mi hanno spinto a richiedere il visto, il cui nome è Working Holiday Visa, per andare, indovinate un po', rullo di tamburi. Ve lo dirò la prossima. No, scherzo, scherzo. Signori, a 31 anni mollo tutto per andare in Canada. È ufficiale? In questo momento che sto registrando il video, no. Nel senso che ho mandato avanti i documenti, ma lo sarà molto presto. Vi racconterò tutta la mia esperienza qui su YouTube e sui vari social. Notizia bomba, signori, sto per andare in Canada, sto per partire, probabilmente quando vedete questo video i documenti saranno quasi ufficializzati, quindi sarà sicuro che ci andrò. Quello che vi chiedo, mi farebbe davvero piacere per sentirmi anche magari meno solo nel raccontarvi questa mia esperienza all'estero, tutto quello che c'è dietro, tutto quello che provo, perché voi non potete capire come mi sento agitato, questo, mi sento proprio in un mix di emozioni, sentimenti contrastanti. Vi chiedo se vi va di seguire questo canale e di seguire tutti i social che sono in descrizione. Noi ci rivediamo in un prossimo video aggiornamento, probabilmente ancora qua dall'Italia e chissà in futuro in Canada. Bella ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima. Bella.